Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, siamo tornati su Forza Motorsport e a questo punto continuiamo la nostra bellissima carriera e vediamo un po' come va. Abbiamo comprato, se non mi ricordo male, l'ultima volta il nostro Porschettino nuovo, quindi tanto di cappello, andiamo a vederci questo Porschettino nuovo come va. Andiamo a vederci il nostro Porschettino nuovo come va in campionato. Ora voglio riprovare anche l'online, come vedete sul canale c'è il video che c'erano dei problemi. Io non so se quei problemi sono in realtà imputabili ai server, sinceramente, quindi voglio vedere, magari è stata una serata sfigata, è stato un po' le prime sere che hanno aperto questi server e quindi qualche problemino. Più in qua sicuramente lo riproviamo perché mi intrigava, a parte alcuni cani che ci si trovano dentro. Però allora, ok, andiamo a questo punto su gioca, ok, continuiamo la nostra bella carriera. Ed eravamo, questa l'abbiamo fatta, eravamo allo spirito sportivo, attenzione, eccolo qua, il nostro Porsche azzurro, ragazzi, guarda com'è, è bellissimo. Dai, Silverstone, lo proviamo. Vai. Che cos'è? Trova. No, annulla. Un attimo. Continua. Date pazienza, ho sbagliato. Ok, Silverstone, circuito internazionale Silverstone. Sbarchiamo in Inghilterra per provare il nostro Porsche. E vediamo un po' come va la nostra Porsche qua. Vediamo un po' come si guida questa Porsche, come risponde ai comandi, che peraltro è Silverstone, quello corto, quindi è quello tagliato. Allora, vedete i tempi di caricamento come sono lunghi, e li lascio perché questi sono veramente agghiaccianti. Lascio per far capire veramente che questo è un problema che spero venga risolto. Comunque ci siamo, circuito internazionale di Silverstone. In realtà non ci siamo perché adesso lei fa la presentazione, perché è la prima volta che arriviamo in questo circuito. Non ci siamo perché adesso io gli dirò: ok, voglio girare. Mi fa vedere la cazzina del pilota che va alla macchina e ricarica nuovamente. Guarda, inizia le prove. Tra l'altro a me piace sta Porsche, eccomi qua, guarda, è bello il pugnetto, ciao bello, che una passerotta che passava di lì, e via. E riparte a caricare. È così, non è devastante sta cosa, capito? Comunque va bene, finito di caricare il gioco, possiamo scendere in pista. Però guardate quanto tempo passa da che io ho detto ok, continua carriera, a che effettivamente metto le mani sul volante e giro. Per quanto mi riguarda è un tempo inammissibile, cioè abbiamo oltrepassato la soglia del, cioè, ragazzi, non è gestibile. Non posso aspettare 2 minuti per fare una gara, capito? Cioè, però è così. Detto questo, poi il gioco, come ho già detto, è carino. Oh, eccolo qua, va bello sto Porsche. Allora, aspetta che giustamente non trova, non riconosce il volante. Perché? Beh, era ovvio che... Perché non riconosce il volante? Ah, no, aspetta, no, non è che non lo riconosce. Cioè, abbiamo un problema, Houston. È che i settaggi sono sbagliati. Oh, ok. Scusate, c'erano i settaggi completamente andati, avevo sbagliato. Preset, e quindi giustamente non trovava niente. Ok, eccoci qua. Ah, questa c'ha i cambi. Cambia il volante, via, partiamo con la nostra. Con la nostra Porsche.
Porca vacca. Porca vacca. Bello il rumore però. Questa versione qua del... non riesco a capire dove sono. Ah ok, ora ho capito. Oh mamma mia, persa. Ok. Dobbiamo alleggerirla un po' però, ragazzi. Mi spiace, ma... non ci interessa adesso il tempo, lo rifacciamo. Ma qua va alleggerito che è... Oh, vediamo. Ok. Sì, un po' di questi bug grafici ci sono, ragazzi. Che è un peccato. Ma dove va? Che è un peccato perché... è un vero peccato. Mamma mia, non è che mi faccia particolarmente impazzire questa Porsche. Nel senso proprio di come si guida, vi dico la verità. Non è che proprio mi faccia... impazzire. Però si guida davvero in maniera diversa anche questa Porsche, ha proprio un altro tipo di guida rispetto alla Megane e quella, insomma, questo è notevolmente da apprezzare. Qui non so perché c'è questo bug grafico. Se giriamo in 1.17,
18 e mezzo. Va bene. Va bene, va bene. Ok, termina le prove. Tanto arrivo. Tanto che lui carica, carica. Ok. Eccoci qua. Allora, come siamo messi? Facciamo sta garettina con la Porsche. Sneaker, ti ripeto, non è proprio secondo me. Cioè, è da mettere a posto. Non dico, non la, la macchina va un po' assettata. Ecco, per poterla guidare bene, va assettata sta macchina. Questo si percepisce. Cioè, che la macchina è buona, però l'assetto di base non è proprio un granché. Un po' ballerina come tutte le Porsche, quindi dobbiamo un attimino metterci le mani, magari dobbiamo anche forse un po' appesantirla per schiacciarla un po' al suolo. Eccoci qui, tante Porsche e noi siamo laggiù. Bene, siamo là, non so da che posizione partiamo, ma credo dalla dodicesima come sempre. Quindi il Porsche è pronto. Ok, va bene, vai alla gara e vediamo. 1.16.3 aveva fatto quello, però. Ah, mi avete scritto con che volante sto girando. È il mio, è il solito, è il Fanatec DD1 del simulatore. È lo stesso. L'umore un po' andato, un po' farsi benedire. Suono del motore, ok, vediamo. Vedete che qua non è che i frame sono proprio perfettissimi. Siamo a 46 frame, sono pochi, Posso garantire che sono pochi. 49, 50, poi si risale. Però insomma non è che proprio. Oh, 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 attenzione a sta Lexus, che poi sballonzola di qua e di là per 50 metri, causandoci anche qualche problemino. Bella la Lotus, ma noi gliela tiriamo la staccata alla Lotus e ci portiamo in quarta posizione. E poi cammina la Porsche, non è che non cammina. Porsche cammina. Ehi là là. Oh là là, no, nulla, nulla. L'ho proprio smarronata io qua. L'ho proprio smarronata io. L'ho proprio tirata fuori io. Attenzione a rientrare. Mamma mia, ottavi. Dai, 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 sono sei giri. Silenzio, buoni, siamo concentrati come Mastro Lindo e vediamo di arrivare a portare risultato, che secondo me ce l'abbiamo. Però ecco, questi frame che calano io credo che sia la causa del circuito, cioè sono i dettagli sul circuito. E probabilmente abbasserò un pochino. Attenzione. Sai che siamo a metà gara. Ma camminano cazzo davanti.
Sa che me la son giocata lì con quell'errore. Che ero partito bene, ma davanti camminano. Controllato la benza, ragazzi. Sono partito con la benzina carica. Comunque sbagli un po' il punto di frenata e non la prendi, non la riprendi, eh? Attenzione. Questo lo fa. E questo è bello. Ora io sono partito da Fava con la benzina, con il carico di benzina. Non l'ho guardata. No, l'ho spaccato. L'ho spaccato tutto. No. No. Distrutta. Dovrei in teoria andare ai box. Non gira più, non gira più. Attenzione, attenzione. Questo è un grosso problema, non gira più. Non gira più, ragazzi. Macchina completamente demolita. Io, boh, quanto... Siamo decimi su 24. Siamo sempre in zona punti. Io ci proverei a rimanere in pista così. Sì, dietro sono lontani. Io ci proverei. È dura perché... Da fare... Due giri così con la macchina un po' tanto rotta. Però sono punti che se mi fermo ai box... No, no, non la faccio. Se mi fermo ai box è finita. Mamma mia. Se mi fermo ai box è finita. Attenzione che ci sono già addosso qua. Proviamo a anticipare un po' la frenata. Sarà dura mantenere la decima posizione. Sarà veramente tanto dura. Però ragazzi è divertente questo gioco, ve lo dico. Diverte, eh? Che poi è la cosa principale. Deve fare un simulatore, un gioco. Quando siamo seduti su questa postazione bisogna divertirsi. E questo gioco lo sa fare. Attenzione! Sta Lexus dietro. E ne ha più di motore, ha più di tutto. La mia macchina è completamente andata. Siamo costretti ad anticipare le frenate. Siamo costretti ad anticipare la frenata. No, non ci fermiamo, inizia l'ultimo giro e qua facciamo fatichissima a restargli davanti. Gli siamo praticamente, cioè praticamente francobollato al codone. Oh, qui siamo usciti bene, o meglio è uscito lui male, ha avuto un incespico da qualche parte. Siamo all'ultimo giro con la macchina che trasla, che va via di traverso, perché l'assetto qua non c'è più. Tutta devastata. Wow. Oh, attenzione, perché adesso ci prova quest'altra Lexus verde e nera. No, che comunque ci rimane per ora dietro. E nulla, ci ha preso la scia. Arriviamo qui alla frenata. Curvone verso destra. Cerchiamo di tenere l'interno. Ce la facciamo. Ah, che figo sto gioco.
Ma che figo sto gioco. Teniamo l'interno. Arriviamo alla staccata qua. Qua bisogna stare molto attenti, perché qua perdo tantissimo in questa variante sinistra-destra. Riusciamo a rimanergli davanti. Qui dovremmo avere il vantaggio di traiettoria. Vediamo. Di traiettoria, di linea. Abbiamo fatto una bella linea. E la finiamo in decima posizione. Poteva andare molto peggio. Quindi siamo contenti, ragazzi. E credo abbiamo preso dei punti. Posizione, pilota, auto, classe. E i punti c'è dove... Sai che non lo so? Vabbè, continua. Eccoli qua. Ah no, abbiamo preso 15 punti, 15 punti abbiamo preso. Ah no, li pigliano tutti. Ok, 15 punti. Mettiamoli in saccoccia per ora. E portiamoli a casa. Allora, io direi che... Io metterei un bel replay adesso e ci fermiamo qua. Che dite? Vabbè, siamo arrivati decimi. Non siamo, non possiamo essere soddisfatti, perché ovviamente... però poteva andare peggio alla fine e quindi ce la portiamo così. E vi dico che... allora, accetta tutto, che questo gioco è divertente, ragazzi. Allora, guardiamoci un attimo un replay, dai! Io vi lascio con le immagini del replay. C'è modo di levare... Nascondi lui. Ok. Il replay è visivamente uno spettacolo, eh. Comunque la nostra Porsche azzurrina, secondo me, fa la sua porca figura. A me piace tantissimo. E qui gli abbiamo dato un bacino, un leggero bacino. Guardate qua, sta Lexus ha tipo oscillato per tre quarti d'ora, poi l'ha persa lì. Ha fatto un po' strike di birilli. Bella bella. Oh, qua. Raga, qua è stato un errore clamoroso. Di un clamoroso. Stavamo andando forte. Abbiamo fatto veramente una cagata. Va bene. Sai cos'è che mi sarebbe piaciuto di più, secondo me? Un po' i danni. Ne avevano parlato tanto di questi. Di questi danni. Di questa. Le macchine si danneggiavano, si accartocciano. In realtà non è così. Le macchine si graffiano. Sì, si accartocciano un po', ma. Niente di più, cioè non è come su un simulatore che perdi i pezzi effettivamente. Questo no, mi aspettavo qualcosa di più. Buona invece la resa dei danni sulla guida. Quello è fatto bene, è fatto molto, molto divertente. Quello lì, visivamente mi sarei aspettato un pochino di più. Bene ragazzi, dai, stoppiamola qua. Ragazzi, allora... Il video finisce qua, ci vediamo prossimo video, sempre sul canale, e continuiamo con il nostro Forza Motorsport e la nostra Porsche Puffo, vediamo dove arriviamo. Ragazzi, un abbraccione e alla prossima, mi raccomando, rimanete sempre sul canale, attivate la campanellina, arrivano gli avvisi quando ci sono i video, tutto come sempre. Ciao belli!